un carnevale come non si vedeva da anni a Domegna, con migliaia di persone ad assistere alla sfilata dei carri. I carri erano rappresentanti di quattro gruppi, con centinaia e centinaia di figuranti, tutto aperto solamente dalle maschere dei carnevali, dai re Nigoglia, dalla regina e dal re Nigoglia, dalla loro corte, una corte reale, perché effettivamente anche i paggetti erano i loro figli. E poi appunto tantissima gente, una guerra di coriandoli, un gran ballo alla fine e tutti quanti nella piazza. Insomma, uno spettacolo davvero di grandioso, come succedeva davvero da moltissimo tempo. E alla fine c'è stata anche ovviamente una classifica, ma bisogna anche dirlo, giudizio di tutti, qui davvero hanno vinto tutti, hanno vinto quanti hanno partecipato, hanno vinto anche tutte le persone che sono venute qui a divertirsi grazie a questo progetto, a questa iniziativa della Proloco. Sono stati anche fortunati, coraggiosi, ma fortunati anche perché è arrivato anche il sole, una giornata davvero bella in tutti i sensi. Eravamo abituati a vederlo con la veste nera, per le verità, ma dietro queste spoglie, dietro che non so se è una Pasto, un Comanche, boh, chi lo sa, ce lo dirà lui, c'è niente poco di meno che Don Luca Longo. Beh, insomma, è un divertimento, anche questo è la missione di fare il sacerdote, fare il prete dell'oratorio. Certo, è una missione, anche perché Don Luca a volte è conosciuto per i suoi particolari cappelli che porta, e oggi ne ha uno un po' particolare. Non è soltanto un copricapo, ma rappresenta anche un po' la gioia che devono esprimere i nostri bambini in queste giornate. E per questa giornata gli animatori sono stati fenomenali. Balletti, utensili, carro, è un carro grossissimo di Peter Pan che sarà la nostra estate. Allora noi iniziamo, visto il tempo che oggi ci ha graziato nel pomeriggio, allora siamo gioiosissimi, anch'io lo sono. Un carnevale così non lo vedevamo da tanti anni, migliaia di persone in piazza per le strade e centinaia e centinaia di giovani, di ragazzi sui carri a divertirsi e a farci divertire. Assolutamente sì, siamo veramente contenti, un ringraziamento veramente di cuore a tutti i ragazzi, gli adulti che hanno partecipato alla realizzazione dei carri e dei gruppi. Hanno vinto tutti, ha vinto la città di Omegna, hanno vinto tutti quelli che hanno lavorato per questa bellissima giornata. Vince l'oratorio Sacro Cuore di Omegna al primo posto, abbiamo un secondo classificato a pari merito con il carro di Ameno e il carro delle Quarne, e una menzione speciale alla scuola dell'infanzia Omegna Bialetti per il tema, che era un tema di attualità, che era il tema sull'ambiente.